cari amici di Alistair, sono qui per dirvi oggi qualcosa di importante. Sono Ginella Bonetta, la conduttrice insieme ad altre persone di Ascolto e Parola e di RDT Radio Station. E volevo dirvi che l'Alistair è un'associazione che è militante, vuol dire che combatte sul campo, lotta con le manifestazioni, con i cortei, con le conferenze pubbliche che fa noleggiando delle sale apposite dove può ricevervi. Quindi l'Alistair chiede il vostro aiuto attraverso le quote associative, e chi avesse già versato le quote associative, che come sapete sono molto basse, potrebbe anche versare degli ulteriori contributi sull'IBAN che vedete qui sopra impresso. Vi ringrazio molto per il vostro contributo e sono certa che capirete quanto noi dell'Alistair ci impegniamo per essere fedeli ai nostri ideali. Con il vostro aiuto riusciremo ancora meglio. Come mai siamo in piazza? Beh, io ero quello strano che appena si è cominciato a parlare dell'Ucraina sono sceso con la bandiera della Russia, ma c'era un motivo, nulla, non è una questione di guerra o guerra, semplicemente non siamo dalla parte della globalizzazione, vaccinazione di massa, immigrazionismo, omosessualismo. Adesso gli italiani si sono accorti che esiste un'altra realtà, è della Russia di Putin. Loro non vogliono diventare come noi. Putin a questo punto credo che sia veramente l'ultimo argine al nuovo ordine mondiale, che non ha nulla di giusto questa globalizzazione, queste vaccinazioni di massa. Se lo dicono che vogliono ridurre la popolazione mondiale, se lo dicono che vogliono ridurre la popolazione mondiale con i vaccini. Da Putin in questo punto, in questo momento qua, resiste e lì non c'è assolutamente nulla. Non so cosa può succedere, io di dichiarare guerra alla Russia non ho nessuna intenzione, anzi qua secondo me i nostri politici che si sono tutti schierati dalla parte della Zelensky, dalla parte della NATO, dell'Unione Europea, devono capire che il popolo non la pensa così. Ma in Serbia hanno avuto un'altra storia, sono tutti quanti, sono schierati di cortei di milioni di persone pro Putin, pro Russia. Noi vogliamo la libertà. Grazie. Thank you.
Bertali, buonasera, come mai oggi qua? Oggi è un grande momento, il coordinamento No Green Pass Trieste va di nuovo. Le trovano tutte per boicottare la comunicazione e l'informazione libera, far passare così la polizia, come battuta ovviamente, e quindi si rilancia come coordinamento No Green Pass, un corteo, e appunto pandemia, guerra e pandemia, stessa strategia di controllo sociale, e siamo qui appunto per continuare a portare voce per la critica nei confronti di quanto è stato imposto attraverso la pandemia, attraverso la guerra, attraverso adesso il caro bollette che deriva da quello. Nubi all'orizzonte allora. Cos'è? Nubi all'orizzonte allora. Sì, ma il problema è che la gente non se ne accorge ancora tanto, quindi probabilmente bisogna aspettare ulteriori costrizioni, restrizioni, e forse qualcuno si muoverà, sperando che non sia troppo tardi evidentemente. Grazie Bertani. Qui e continuiamo la mobilitazione che è iniziata più di un anno fa da parte del coordinamento No Green Pass e da parte di altri gruppi che prima di noi hanno portato in piazza la questione del Green Pass e dell'obbligo vaccinale. Dopo due anni oramai di misure autoritarie legate all'epidemia, il disastro a livello sanitario, a livello di perdite di vite umane, a livello di devastazione economica, a livello di devastazione psicologica, a livello di devastazione sociale e politica di questa società è enorme, è enorme. E questi criminali che ci governano, questi criminali che ci governano hanno ben pensato ora di trascinarci una guerra, come se non bastasse tutto quello che abbiamo vissuto. Perché il coordinamento No Green Pass si mobilita oggi sulla guerra? Perché la gestione del Covid è stata una guerra contro i popoli. A livello mondiale, che è iniziata a Wuhan in Cina nell'autunno del 2019 ancora, e si è propagata in tutto il mondo. E se pensiamo una guerra le cui vittime siamo stati noi, la cui libertà personale e collettiva è stata attaccata, è stata conculcata, se c'è un'immagine che rende questa guerra in maniera plastica è il 18 ottobre in Porto, il 18 ottobre in Porto, un'operazione di guerra contro di noi, con lo schieramento di forze militari comandate da un uomo che ha ordinato una carica a braccio teso contro manifestanti che erano seduti per la maggior parte. Una vergogna, un atto di guerra. E poi ci hanno portato in questa guerra, una guerra che rischia di essere la terza guerra mondiale. Signori, chi è qua lo sa già, c'è un rapporto stretto tra questa guerra e la guerra Covid, c'è un rapporto stretto, gli uomini corrispondono. Il signor Stoltenberg, il vero presidente dell'Europa attualmente, viene dalla Gavi, la Fondazione Internazionale per la Promozione del Vaccino e l'Immunizzazione. Come mai le porte girevoli ci sono anche nelle fondazioni per i vaccini e per le cosiddette immunizzazioni tra questi gruppi e la NATO? Come mai? Forse non siamo così tanto complottisti come dicono.
Forse c'è qualcosa, c'è un filo diretto tra queste misure e la guerra. I lavoratori in Ucraina, la prova del delitto da parte di Biden, evidente come l'imperialismo statunitense gioca la guerra batteriologica, come dimostrano i casi di Fort Dietrich e i casi di questi lavoratori nei quali il figlio del presidente degli Stati Uniti è direttamente coinvolto. E noi purtroppo come paese siamo schierati da quella parte di una guerra distruttiva. E poi c'è la gestione mediatica del Covid è uguale alla gestione mediatica della guerra. I russi bombardano le centrali. Un'informazione unilaterale, menzognera, che non lascia spazio al dibattito, alla critica, un unico bombardamento mediatico. E chi osa fare una critica, chi osa sollevare un'obiezione, chi osa dire qualcosa, è un filo russo. Vi ricorda qualcosa questa qualifica? Come prima si diceva, un Novax, adesso un filo russo, un filo Putin, chiunque osi dire qualcosa, chiunque, persino filo americani, filo statunitensi di ferro, se osano ragionare su questa guerra, perfino Papa Bergoglio, che pure ha aderito alla guerra Covid, lo sappiamo, perfino lui è stato tacciato di filo putinismo. Siamo arrivati a questi livelli. E poi c'è la discriminazione, una discriminazione che abbiamo visto verso gente che aveva un'unica colpa, essere russa. È stato chiesto di abiurare quello che sta facendo il loro governo, quando queste persone non avevano preso in molti casi nessuna posizione pubblica, un atto di contrizione, come è stato chiesto a noi per andare sui nostri posti di lavoro, vi ricordate? È stato chiesto: vendete il vostro corpo alla Pfizer, esibite la tessera di regime, il codice QR, questo ci è stato detto. Un atto di fedeltà al regime che noi non abbiamo voluto fare, che molti di noi non hanno voluto fare e che ancora molti sanitari non stanno facendo. Per ricordiamo che qui oggi siamo in piazza anche per i sanitari che sono sottoposti ancora all'obbligo vaccinale. Al personale sanitario amministrativo, a tutti i dipendenti di Asugi e a tutti i dipendenti della sanità, a cui va la nostra solidarietà assoluta, perché loro in questo momento rappresentano la dignità del lavoro. Draghi ieri, l'altro ieri, ha incassato un premio che si merita, un premio insanguinato da un boia, Kissinger, l'uomo che ha ideato il colpo di Stato in Cile nel 1973. Lo stratega di Pinochet. Draghi è stato premiato da questo boia dell'imperialismo statunitense a un grottesco festival contro l'autocrazia. Questi signori che hanno mandato Pinochet al governo e che alimentano il golpe Covid a livello mondiale, osano parlare contro l'autocrazia. Noi il nostro premio lo abbiamo avuto nella solidarietà, nell'affetto, nell'amore che ci siamo scambiati uno con l'altro in questi mesi. Lo abbiamo nella resistenza. Questo è il nostro premio. Il nostro premio è questa piazza, una piazza fatta di resistenza, che andrà avanti a mobilitarsi sempre. Thank you.
fa l'occupazione dell'Ucraina, l'occupazione della Palestina. Abbiamo qui Giorgio Stern, ci saranno ragazzi dell'Olivo. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Grazie a tutti che siete qui, siamo assieme. Io questo ha introdotto Tito il tema della Palestina. Nel 2004, 2002, 2006 che ero a Nablus in Palestina si diceva, guardandoci attorno, guardate che la Palestina è il laboratorio che stanno preparando per tutti gli altri. Noi adesso siamo il risultato di quel laboratorio. Possiamo dire oggi che siamo tutti palestinesi oggi. Io interverrò sui temi decisamente nostri per gli italiani, perché comincerò con dire che sento molte affermazioni con più frequenza sulla RAI, ecco, le vede ufficiali, e mi limito a queste intanto. La BCE dice flessione economica anche nel 2023, poi dice nuovo record del gas, poi dice la Confindustria parla, e cosa dice? Non possiamo continuare a raccontarci che tutto va bene, lo dice a Draghi la Confindustria, no? Perché le difficoltà e le preoccupazioni sono enormi. Il comunicato di Confcommercio dice l'inflazione, virgolette, mette a rischio da qui ai primi sei mesi del 23 120.000 imprese e 370.000 posti di lavoro. Thank you Mario Draghi, thank you very much. Ora Draghi è negli Stati Uniti a ricevere il ben servito per aver seguito come meglio potevi i tre ordini che gli sono stati impartiti. E si sono privatizzazione selvaggia, uso della febbre pandemica, trasformazione della guerra fredda in guerra calda. Andiamo per ordine. Privatizzazione selvaggia, che chiamano liberismo, e ha permesso ai padroni, che chiamano datori di lavoro, attenzione, le parole hanno un senso, no? Se spostate, datori di lavoro che spostano la produzione dal territorio nazionale in paesi dove la manodopera viene pagata come da uno sfruttamento di schiavi. Questo ha permesso di spostare sedi fiscali in luoghi dove le tasse praticamente non si pagano. E mentre a noi ordinano di stare caldi e buoni e guadagnarci il paradiso, i padroni speculatori si sono da tempo creati i loro paradisi in terra, i paradisi fiscali appunto. I paradisi fiscali appunto. Così, mentre noi, per noi, il paradiso è previsto nell'aldilà, i padroni del vapore si sono naturalmente già organizzati il loro paradiso nell'aldiquà. E cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Non basta più difenderci. Qua bisogna contrattaccare, altrimenti è la fine. È la prima offensiva che dobbiamo scatenare sul piano delle nazionalizzazioni. Nazionalizzazione deve essere una delle nostre parole d'ordine, il che non significa fare la rivoluzione. In Germania, ad esempio, la nazionalizzazione le sta facendo una politica attiva. Oggi sul Sole 24 Ore leggiamo: Berlino nazionalizza il colosso Uniper, e Uniper è il più grande importatore di gas russo, tanto per intenderci. Questo per dire che i politicanti tedeschi forse probabilmente sono meno venduti dei nostri. Secondo compito affidato a Draghi, l'uso della febbre pandemica. Noi che oggi siamo qua sappiamo bene l'uso terroristico che stanno facendo della febbre, altrimenti noi non saremo qua. Per fortuna non siamo i soli ad averlo capito. Ascoltate queste parole riportate dal quotidiano La Repubblica, virgolette, complimenti a Mattarella e a tutte le forze politiche che stanno distruggendo sistematicamente questo paese. Sono parole che contengono un'accusa, chiuse virgolette, sono parole che contengono un'accusa politica senza appello.
e a pronunciarle è il tenente colonnello Adele Polzicco, ufficiale dell'aeronautica militare e per diversi anni capo servizio efficienza delle Frecce Tricolori. Quindi una persona non sospetta a denunciare quello che accade. Nazionale. Siamo in compagnia quindi di persone insospettabili dal punto di vista del regime. E veniamo al terzo punto per cui gli Stati Uniti hanno concesso una pacca sulle spalle a Draghi e una patata da mettere in tasca: trasformare la guerra fredda in guerra calda. In questi giorni Draghi ha aumentato vertiginosamente, è stato detto, alle spese militari, una parte delle quali finiscono per armi all'Ucraina e contro i russi. Così facendo Draghi ha portato l'Italia in guerra contro la Russia. Etica, accortezza diplomatica e semplice buon senso evidentemente non sono le qualità di questo ex banchiere. Chiedo scusa. Draghi non ricorda e probabilmente non sa che nel 1812 la guerra iniziò con Napoleone che invase la Russia e finì a Parigi. Draghi non ricorda e non sa che nel 1941 la guerra iniziò con l'aggressione germanica alla Russia sovietica e finì nel 1945 con la bandiera rossa a Berlino. E poi c'è l'altro aspetto definitivo, direi. La Russia prima e l'Unione Sovietica poi non hanno mai aggredito l'Italia. Io passo, salto alcuni passaggi e salto, Io ricordo che l'Italia invece ha fatto 4 volte la guerra alla Russia. Una volta con Cavour, una volta insieme a inglesi, americani e giapponesi nel 1918, poi nel 1941 e ora, come la facciamo adesso? Io rammento che la Russia, pur nelle sue diverse espressioni politiche, oltre a non aver mai fatto guerra all'Italia, non ha mai praticato lo stracismo verso nessun artista, letterato, sportivo o semplice turista italiano. Rammento che una sola volta i marinai della marina militare russa sono sbarcati in forze in Italia. C'erano i coreani. E lo ricorda un monumento, e lo ricordano 2 lapidi che si trovano a Messina, in una piazza che si chiama l'Arco dei Marinai Russi, delle quali vi leggo per brevità ciò che sta inciso su quella più recente, sulla lapide più recente. Virgolette: ai marinai russi, eroi di misericordia e abnegazione, i discendenti degli abitanti di Messina con riconoscenza. Perché con riconoscenza? Perché il 29 dicembre 1908, nel momento in cui il disastroso, terribile, devastante terremoto distruggeva Messina e parti della Sicilia, i primi a scendere, i primi a mettere la mano nel sangue e aiutare furono i marinai di vita, i marinai della flotta russa. Purtroppo Draghi queste cose non le sa, e se le sa è così fuori di testa da non produrre un minimo di riconoscenza. Riconoscenza per i soccorsi, per gli aiuti portati alla popolazione siciliana. Rammento che la Russia ha sempre espresso verso l'Italia una politica di amicizia, cooperazione economica e culturale. Questo è il motivo etico, civile, umano per cui qui urlo: basta con le sanzioni alla Russia! E poi c'è l'altro motivo, l'idiozia più grande che un governo poteva fare: sanzionare la Russia per colpire l'Italia, perché questo è il risultato delle sanzioni. Con la Russia, parte determinante dell'Europa, noi vogliamo avere rapporti economici, culturali, civili, di amicizia, per il bene di entrambi. E per cui concludo urlando, basta con Draghi o chi per loro. Grazie.
che non potevamo salire sugli autobus, che non potevamo andare a bere un caffè, perché abbiamo subito una forma di razzismo sociale, che è una nostra scelta. Thank you.